Amici all'ascolto, buon pomeriggio, siete nuovamente collegati con il campo ostacoli di Piazza di Siena, giornata dedicata alla Coppa delle Nazioni, un momento importante per l'Italia che schiera il suo terzo alfiere nella seconda manche, il binomio campione italiano in carica, Roberto Arioldi, Loro Piana, Paprika della Loggia, un equilibrio precario sul passaggio di sentiero in giallo con Fiori, superata la Riviera, ora il verticale di Tavole, un ostacolo molto insidioso per tantissimi concorrenti, non per Roberto Arioldi che ha ottenuto un magnifico percorso netto nella prima manche, ora l'insidia della doppia gabbia, il primo elemento è la triplice, superata bene anche sul passaggio di sentiero, stupendamente anche sul verticale, ancora due ostacoli da superare, bene sul verticale su fosso, il passaggio di sentiero in bianco e nero, no! L'errore di Paprika della Loggia e di Roberto Arioldi che comunque meritano un applauso, percorso davvero coraggioso. Il tabellone è impazzito insieme a tutti gli appassionati, aveva segnato 8 penalità, io ho visto un solo errore, infatti sono 4 le penalità per il binomio azzurro nel tempo di 75 e 18. Prendiamo la linea su Rai 2 dopo aver cominciato la prima manche sul canale satellitare di Rai Sport, aver proseguito su Rai 3, ora parte conclusiva di questa Coppa, riepiloghiamo la situazione per quanti si ponessero in visione in ascolto soltanto in questo momento. Al termine della prima manche, in vantaggio la Francia con 0 penalità grazie ai netti di Philippe Rosier, Jacques Bonnet e Thierry Pommel, in seconda posizione l'Italia con 8 penalità, 4 per Gianni Govoni, 4 per Davide Gorla, percorso netto per Roberto Arioldi, 4 per Guido Dominici. Nella seconda le cose sono peggiorate, 12 penalità per Loro Piana a Las Vegas, 12 penalità per Lord Van Essen, 4 lo abbiamo appena visto per Roberto Arioldi, ma un po' tutti i